Padre Umberto Muratore, direttore del Centro Studi Rosmignani di Stresa, a Domodossola per la presentazione di questo libro di Don Saverio dal titolo Risurrezione, Reincarnazione, Cristianesimo e Induismo in dialoghi sulle orme di Antonio Rosmini. Ecco, lei ha letto questo libro, naturalmente, una sua riflessione. Sì, l'ho seguito mentre era in bozze, mentre era in formazione. Direi che la novità di questo libro è l'incontro tra due culture millenarie, la cultura più antica che è quella indiana e la cultura invece occidentale. All'interno di questo incontro di culture, l'autore, Don Xavier, Xavier si dice in India, cerca di vedere le qualità, cioè i punti di incontro che ci sono su queste due grandi culture, ricorrendo alle fonti originarie, quindi non fermandosi sugli studi che sono stati fatti, ma prendendo proprio la Bibbia, la Bhagavad Gita, i libri sacri orientali come le Upanishad. E su questi testi ad alto livello, ma con un modo facile, fa capire come si possano incontrare le due culture. Ecco, tra l'altro Rosmini stesso ha fatto degli studi sull'induismo, giusto? Ecco, e Rosmini, siccome appartiene alla prima metà dell'Ottocento, proprio in quel tempo il pensiero indiano cominciava a essere conosciuto in Europa, basti ricordare che il pensiero di Schopenhauer è quasi tutto basato su questo pensiero indiano. E Rosmini aveva guardato tutta la cultura indiana come un territorio già pronto e maturo per poter accogliere il messaggio evangelico con la cultura filosofica ispirata al cristianesimo e quindi vedeva nell'India un grande avvenire. Ecco, esuliamo un attimo dal libro e voglio fare una domanda. Secondo lei, il territorio della nostra provincia sarebbe pronto ad accogliere Rosmini Santo? Ecco, e siamo in un momento di cultura un po' nichilista e relativista, c'è una spinta, direi, a un'autosufficienza in cui l'uomo presume di poter fare a meno di Dio. E paradossalmente, proprio questa situazione è una situazione di grande sete, per l'animo umano che invece non riesce a stare senza l'aiuto di Dio. Quindi oggi, proprio per via negativa, sarebbe pronto il territorio ad assorbire questo messaggio che Rosmini manda, ma che è poi il messaggio di tutta la cristianità, e sarebbe il momento in cui il cristianesimo per il territorio costituirebbe un punto di forza per il suo rilancio dell'anima del territorio, che poi è tutto. Ecco, un'ultimissima domanda, padre Umberto Muratore, a che punto è la causa di beatificazione di Antonio Rosmini? Ecco, come causa di beatificazione è stata conclusa con la beatificazione. Dopo la beatificazione c'è la canonizzazione, che vuol dire che diventa poi un santo posto un po' a esempio universale per tutta la cristianità. E ora, perché si arrivi a questo, è necessario che ci sia il miracolo, un miracolo nuovo che avvenga dopo la beatificazione. Noi stiamo aspettando un messaggio dell'aldilà e quando avremo questo miracolo, poi la cosa si concluderà brevissimamente. Grazie.